Sarà il Pleol di Riccione, la casa delle zie dell'Omag MT, per la semifinale di playoff di A2. Gara 1 in calendario domenica alle ore 17. L'avversario è l'ultimo affrontato e superato dalle marignanesi nella pool promozione, Valsabbina Millennium Brescia, che ha chiuso al quarto posto, alle spalle proprio della Consolini, terza. I biglietti sono disponibili su liveticket.it al prezzo di 10 euro. Gara 2 in programma mercoledì 26 al Palasport Jimmy George di Montichiari. L'eventuale gara 3 al Playoff domenica 30 aprile. Lo ritengo un evento veramente di prestigio, giocato in una location molto prestigiosa, tant'è che il Playoff ha grandissime difficoltà di reperibilità proprio perché ha un calendario fittissimo di impegni ed è sempre ricercato da tante federazioni sportive nazionali. E quindi sono molto contento che proprio questa settimana il playoff fosse libero e disponibile per permetterci anche proprio di allestirlo e di farci allenare la squadra. Dal punto di vista sportivo è una semifinale aperta probabilmente a qualsiasi risultato finale. Io sono abbastanza convinto che se noi giochiamo bene però possiamo dire la nostra, perché siamo una squadra che quando gioca bene forse ha qualcosa in più di altre avversarie. Un dispiacere c'è non poter ospitare il nostro palazzetto, ma noi abbiamo un palazzetto che per le sue dimensioni non è in grado portare avanti i playoff, però abbiamo avuto anche qua, siccome Omag MT è una realtà molto valida, quando abbiamo chiesto a Riccione la possibilità di ottenere il playoff non c'è stato nessun dubbio, quindi va dato merito e va riconosciuta questa voglia di collaborare anche tra enti, quindi grazie di cuore al Comune di Riccione che potrà attraverso il suo palazzetto ospitare, ma vedere una pallavolo molto molto importante con delle ragazze molto molto importanti. È bello pensare di poter stare ancora in palestra con queste ragazze giocandosi qualcosa di importante. Credo che ne siamo consapevoli tutti, società, tifosi, ragazze e staff, e quindi affrontiamo tutto con la spensieratezza e l'aggressività che insomma abbiamo messo insieme in questi mesi e che ci ha portato a grandi soddisfazioni fino ad oggi. Adesso arriva il bello, perché adesso si apre un campionato nuovo e siamo felici e felicissime tutte quante di poter affrontare questa partita e con l'affetto anche che ci potranno dare i tifosi o la gente di Riccione, e quindi niente, ce lo godremo al massimo, daremo il meglio di noi e sperando e incrociando le dita per quello che potrà succedere. Yeah.